Salve a tutti ragazzi, tra un po' ti do una manata, no. Vabbè, salve a tutti ragazzi, avrei dovuto fare una streaming, questa è trasmesso in streaming, ma non è in streaming, perché lo stiamo registrando perché ho un piccolo problema con la webcam. Comunque, lasciamo stare queste cose, quest'oggi sono qua per unboxare questa scatola gigantesca, così è un case, l'N600 della Cooler Master, ma come notate ci sono un po' di persone, molto silenziose, molto silenziose. Vabbè, comunque, oggi era appunto la giornata del torneo, ho pensato di fare un unboxing insieme a loro che non hanno detto di sì perché sennò li buttavo fuori casa, in realtà. Comunque, allora, niente, io sono sempre troppo lungo, dovrei iniziare a scattare subito queste scatole, non lo faccio mai. Quindi, allora, adesso ho le forbici in mano, io le lancio, chi becco ha l'onore di aprire la scatola, quindi state fermi così in mezzo. Dai, chiamerò Matteo perché mi ricordo il suo nome. Non perché me l'ha detto 5 minuti fa e non lo so. No, ma non si fa così. Non si fa così. No, prima ti devi tagliare una mano, perché sennò come faccio. Allora, questo case non mi ricordo minimamente quanto costi perché sono molto professionale, ma dovrebbe costare, mi sembra, sui. Indovina un po' chi ci va più vicino se lo porta a casa. No, no, perché magari qualcuno sa già il prezzo, quindi. 160. Questo c'è 120. 100. No, penso ci sta. No. 100. 110. 90. Quelli che non si vedono? Valerio? 80. Davide? Ah, 120. Alberto? 16. Secondo Alberto è 16. L'unità di misura quale? Caramelle. Ci è andato vicino comunque. Giorgio? 75. E poi abbiamo Thomas? Lui. Thomas, non mi si vede, comunque là c'è Thomas, io esco dalla telecamera, quindi metti questo facendo in mezzo. 110 anch'io. 110. Filippo, non so. Non puoi alzarmi 100. 100. Filippo vi sicuro che esista, non sono io che... E... Nessuno se lo porta a casa, perché se non sbaglio mi sembra costi 50 euro. No. Sui piedi, sì, ma lei solo ha tagliato e basta. Io spero. Che... Io ho aperto la scatola e mi ha detto. La scatola, sfaticato. Adesso lo ribattiamo. Qualcuno pensi di tirarlo fuori senza che voli giù dal tavolo? Io non faccio il male. Non fa niente, che posso arrivare. Io tiro la scatola, tu devi tenerlo fermo. Va bene. Tu devi fare in modo che rimanga sul tavolo. Ragazzi, 50 euro di peso. Ragazzi, posso capire che da solo sono impedito, ma. No, non sono l'unico. Guardate, la scatola non c'è più niente. Speriamo lì sotto. Basta, adesso fanno loro, io vado a bere qualcosa. Ciao, ciao. La panca. Un bicchiere di qua. Io vado a bere veramente. Intanto continuate a scartarlo. Oh ragazzi. Oh, ma qualcuno. Ok, ho paura. Matteo scappa! Generalmente la scala sono anche da dentro, questa volta me la dentro come 2 ore. Vabbè, sei sul contrario. Guardate, ci siamo anche organizzati, no? L'unboxing ci passa in secondo piano. La cosa più importante, guardate, il mio bicchiere col nome non si legge. Scritto benissimo, Ste, poi qua. Ah, anche Lego. Cos'è l'altro mondo? Ognuno c'ha il proprio nome perché ho pochi bicchieri. Comunque, incredibile, il primo case a prova d'acqua, no. Non siete assolutamente inutili. Cioè, ma dite qualcosa, fate voi, insomma. È un case nero. Lui c'ha occhi. Avrei detto che fosse bianco o rosa, ma penso che abbia ragione. Confermate che sono confuso. Sì. Allora, comunque, il case presenta 1, 2, 3 slot da 5.25, penso che siano pollici. Vabbè, quelli per i lettori CD. Si può accendere, ci sono anche due prese. Io dovrei avvicinare la telecamera perché... Allora, se mi avvicino, voi dite quello che vedete, possibilmente qualcuno venga con me. Te lo smonto in diretta io. Cioè, lo smonto in diretta, io lo tengo. Il pannello in diretta. Allora, vediamo il pannello laterale. Con Davide che... La bellezza delle fabbriche che hanno gli abitatori sì. Pneumatici. Allora, quindi... io secondo me non l'aprirei qua in diretta. Cioè, vi assicuro che c'è un... dentro ci sta una scheda video ATX, mi sembra. Non si apre. Ragazzi, il case è fatto per rimanere chiuso. In realtà è semplicemente una fioriera. Ci mette, lo aprite e mettete dei fiori. Allora, vi assicuro che dentro c'è lo spazio. Mi farò passare delle foto, facciamo prima.
Ah, qua c'è un buco, guardate da dentro. Qua c'è un buco, no? Cercate di guardare dentro. Attenzione, è una chiave. Questo mi rompe la chiave del garage. Fai finta che non stia facendo così, se non riesco. Che ha un abitatore modello chiave in casa. Basta, adesso vedi tu, cerchi di aprire, se non ci riesci non importa. Chiederò le impressioni così a caldo. Com'è questo caso? Okay, bellissimo. No, vedete, allora io a me dite che sono venduto, poi loro guardano. Bellissimo, bellissimo. Ma non si grave. Grave. Prendo la mazzetta adesso. Dai, ok. Sì, dai, sono fatto. Ok, lui dice un case, anche se ne frega. Cioè, effettivamente ha ragione, questo tenendo sulla scrivania non è quello che si ma. Tanto con case un po' liscio. Un po' liscio? Non è schiumato, secondo me. Non è forzate. Lo sto schiumando io, non lo sto schiumando. Avete un cacciavite, ragazzi? Prese d'aria. Sì, sì, un secondo. Un sacco di buchi. Sì, tra l'altro appunto dice prese d'aria, poi le vendole. Di pasta. Stasera ascoltiamo qua la pasta. Dove sono queste cacciavite? Sono in cantina, ma che vado a prendere. Allora, il nostro energico uomo che l'ha aperto. È una gran figata. Se ve lo regali è una gran figata. Ok. Non hai capito tutto come funziona. No, no, due così non va bene. Lo tagliamo a metà, non c'è problema. Sono poi io prendo davanti. Davanti. Sì, prendo la parte interna. Bello. Dettagli. Beh, quali sono i dettagli che ti hanno nessuno, però. Davanti. Ma non li hai visto il culo. Cioè, guarda, dai. Guarda, queste cose gommose. Va bene, a lui piace solo il davanti, non il dietro. Peccato. Un bel case, proteggeva bene. Bel case. Insomma, ragazzi, lui ha visto mille di questi. Non è stupito, perché io pensavo che dicesse sono mio. Nessuno che si è lanciato sopra, ma hanno fatto bene perché sono cade il tavolo e cade tutto. Come? Economico. Ma se dice che costava 120 euro? Eh? No, adesso va bene, cioè, questo è, no, adesso è cattivissimo con gli ultimi. Va bene lo stesso. Vabbè, secondo lui va bene lo stesso. Tengo d'occhio. Allora. C'è una cosa bella. Tanti punti, lasciano un casino. Mi piace la e ci infila le viti. Invece dalla regia, da quelli che fuori del teatro. Nessuna impressione, sono passivi. In realtà stanno lì uno a valere sbaccato. Cioè, se che ci metterebbe i piedi sopra, che se non gli frega niente. Se vuoi te lo metto lì, ti allunghi tu. Sì, un altro fuori. Ce l'ho, prendiamo là. Quindi ragazzi, per questo unboxing orribile, i cacciaviti non arrivano. Vi assicuro che dentro potete metterci qualcosa. Se aveste delle domande potete consultare Google, non me. Conoscete? Sì. Tutti sì. Qua che conoscono, in realtà li ho invitati solo perché sono gli unici che conoscevano. Alla domanda conoscete i cacciaviti? Sono arrivati i cacciaviti in tempo, che cazzo! Wow. C'è anche il dentro, quindi per mettere i fiori lo potete mettere così, aggiungete la terra, girare. Vabbè, allora. La scatola dentro? No, c'è anche la dentro. Sì, la scatola è perché sono i supporti per gli hard disk e vari cavi, bulloni. Allora, qua devo vicino, se ti suggerite niente, questo è il... Dentro, vedete? Ah, sì. Potete metterci una, addirittura una scheda madre, addirittura un alimentatore. Cosa dell'altro mondo? Vabbè, direi che le dimensioni sono più o meno quasi uguali a quelle dello scout, non penso di dire delle stronzate, ma sono quasi sicuro. Niente, quindi avete visto anche l'interno. Va bene, questo è tutto per questo video, lascio salutare loro uno alla volta. Se volete passare di qua, se volete salutare da lì, fate quello che volete. Tanto ormai il video è andato. Tanate di video, addio. No. Saluto mortorio. Minchia che mortorio. Ciao. Arrivavamo nessuno conosceva Romagna, due c'è uno zoom inquietante su tutti. Prima sul cane che è protagonista di questa giornata. Mister Kate, adesso anche quelli che non c'erano.